oggi siamo qua, tornati con la reaction Bologna-Napoli. Oggi attendiamo questo Napoli che vince, speriamo ragazzi, che Napoli porta questi tre punti perché sono importanti. Di nuovo in trasferta a Bologna, ragazzi, dobbiamo riprenderci un po' in campionato perché anche in Champions avevamo fatto tre punti un po' così. Oggi gioca Nathan, ragazzi, però vogliamo presentare queste formazioni. Già vi ho detto che giocherà Nathan, siamo qua con il pallone di quest'anno e niente, andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli. Già vi ho anticipato che gioca Nathan in difesa al posto di Juan Jesus. E niente ragazzi, adesso andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli. Sopra scorre sempre questa, usiamo per vedere le formazioni ufficiali del Napoli. Allora, per il Napoli gioca Meret, Olivera, Ostigard, Nathan, Di Lorenzo, Anguissà, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori. Raspadori al posto di Politano e vediamo Nathan che giocherà, esordisce diciamo a Bologna. Speriamo che fa una bella partita. Dai Nathan, crediamoci. E niente, adesso c'è un primo tempo di Bologna-Napoli, ragazzi. Speriamo che questo Nathan sia forte al posto di Kimbo. Non sarà sempre uguale, però crediamo su Nathan che può essere un buon difensore. È giovane, ragazzi. Niente, adesso c'è un primo tempo di Bologna-Napoli. Facciamo questi tre punti, dai. Ragazzi, inizia qua il primo tempo, dai, c'è la Bologna-Napoli, è una bella azione quella che sta fatta comunque da Firenze, ragazzi, dai raga, devo parlare mezzo al campo però, dai, vai, dai, tira! Tira! Mannaggia, dai! Ragazzi, finisce qua il primo tempo. Ragazzi, finisce qua il primo tempo per ben 0-0. Niente da fare, anche prima partita scorsa, sempre 0-0. Comunque dobbiamo mettere questo pallone in porta. Dai ragazzi, dai! Ci vuole questo pallone in porta. E stiamo giocando bene, però qualche occasione volevo metterla dentro. Dobbiamo essere più decisivi, ragazzi, sotto porta, eh. Dai, e niente, tanto il Bologna non è che ha fatto chissà che in avanti, però dobbiamo stare attenti al secondo tempo e non far prendere gol perché stiamo giocando bene per il possesso palla, però l'azione e il gol ancora non viene sfruttata. Perciò ragazzi, adesso c'è il secondo tempo, andiamo il gol, ragazzi, dobbiamo farlo sto gol, dai. Prendiamoci 3 punti a Bologna, dai ragazzi. Ragazzi, iniziamo a fare il secondo tempo. Di Bologna-Napoli, dai, facciamo questo gol per lottare questa partita, ragazzi, perché siamo ancora sullo 0-0, bisogna vincere questa partita, dai. Bella! È buona! Bravo qua, bravo! Dai! Rigore per il Napoli, ragazzi, confermato. Dai, Osimhen, dai! Osimhen, dai! Osimhen! No! Non ci credo! Dai ragazzi, cosa sto vedendo? Dai! Incubo ragazzi! Mi sembra proprio che questo anno è andare di Serie B, no? Non so cosa sta succedendo quest'anno, eh! Mamma mia ragazzi! Pensavo che è quasi entrata, troppo angolata ragazzi, l'ha vista troppo angolata! Ha combinato ragazzi! Come si fa a sbagliare il rigore, ragazzi? Come si fa? Che parata, ragazzi! Dai, ragazzi, noi sbagliamo il rigore, loro hanno quasi a segnare, ma che stiamo combinando? Dai, svegliamoci un po'! Dai, ragazzi, ma che vergogna! Dai, ragazzi, ma che schifo di partita, proprio! Male, ragazzi, dovevo sbagliare il rigore. Siamo messi male quest'anno. Io direi, penso che cambia la natura. Che non è possibile, ragazzi, questa storia, eh. Ragazzi, c'è qua la partita. E niente, ragazzi, 0-0. Partita pessima del Napoli, mi aspettavo almeno un gol. Mamma mia, neanche un gol arrivato stasera. Bocciato veramente questo Napoli, ragazzi. Stiamo modellando il campionato assolutamente, mi sembra di giocare peggio di una squadra di Serie B quest'anno. Non sto vedendo il Napoli dell'anno scorso.
facciamo solo la stessa palla e non riusciamo a fare un'azione, un gol, un'azione per un gol decenni. Ma pure Osimhen, ragazzi, ha messo male che va la scheglia, tutta la squadra. Però l'allenatore abbiamo cambiato, quindi anche l'allenatore condiziona la squadra, porta male anche la squadra, ragazzi. Niente, finisce qua la reaction, ragazzi, adesso c'è un mercoledì. Penso che non andrò dicendo che se ne di andare a me l'allenatore, ragazzi. Se no qua non facciamo niente, questa. Allora ragazzi, per questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video con la reaction proposta nel Napoli, che sarà Napoli Udinese. Dai, ragazzi, una svolta ci vuole per vincere questa partita. Mi dispiace però si meglio, tutto il gruppo, ragazzi, mi avevo messo male. Ma pure la parte contro il Braga, ragazzi, mi hanno vinto grazie a un autogol. Questo è successo, vabbè. Ciao ragazzi.